Eccoci, ciao ragazzi, Perfetto. buongiorno ai nostri lettori di Ciao. siamo in collaborazione anche con Radio Gamma Puglia, siamo qua con Fasma, appunto, Gigi. A proposito di Gigi, mi viene in mente subito una domanda su Gigi D'Alessio, che l'anno scorso ti ha un po' criticato per troppo autotune e quest'anno tra l'altro lo ritrovi come autore in gara per la canzone di Arisa. E l'anno scorso ti sei piazzato terzo, ieri sera anche è tornato un terzo posto, quindi alla fine qual è la risposta? Forse l'autotune un po' premia comunque. No, io sono io. Gigi non l'ho visto, te non l'ho visto per critica l'anno scorso, devo essere No, sincero. dai, Critica costruttiva, cioè una cosa proprio bella, ce cioè l'ho apprezzata. Cioè, per me mi ha fatto mettere in dubbio, poi è una persona di ma poi quel calibro. vorrei sfatare un mito in questo momento. Vai. Questo mito che io ho letto tutti i giornali che Fatma è l'unico con l'autotune a Sanremo. Però purtroppo ce l'hanno un po' tutti l'autotune a Sanremo. Sì, è vero, Non ho ma mai capito questa palesemente lo cosa dicono. dell'autotune. Sono molto accaniti con questa cosa dell'autotune, però ce l'hanno molti cantanti in gara. Però noi lo portiamo sempre con la bandiera e con il sorriso, Nel senso. soprattutto perché noi vogliamo far capire la musica del domani. La musica del domani fa anche parte dell'autotune. Noi abbiamo iniziato a fare musica nel domani e perciò portiamo avanti l'autotune come se fosse una bandiera. Cioè, se ci levi l'autotune, No, poi anche perché ce l'hai non è tutto. magia nera, se uno non sa cantare non fa No, miracoli, può fare purtroppo. miracoli, no, ma scherzo, no, però sì, l'autotune è una cosa divertente, cioè a me abbiamo iniziato a fare musica così, perché smettere, perché qualcuno non piace, cioè se devo ragionare così non avrei probabilmente neanche pubblicato la nostra prima canzone. Fa parte del nostro stile, quindi non rinneghiamo nulla, portiamo noi stessi sempre. Perfetto, grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie a te.